Dunque il 3-0 dell'andata ha reso le cose sicuramente più facili e questo ritorno sarà soltanto di controllo, se non facciamo cavolate sarà quarti di finale, Coppa dell'Elite Europea, Juventus, Bayer Leverkusen all'andata 3-0 al Konami Stadium, perché in questo gioco Leverkusen gioca al Konami Stadium e sarà dura, poi anche più avanti entreranno in gioco squadre molto più preparate, per il momento cerchiamo di fare il nostro, la veduta dell'Allianz Stadium. Di tutta Torino, meravigliosa città di Torino, European Club Championship, Coppa dell'Elite Europea è iniziata. La partita e subito, abbiamo detto di non fare leggerezze, subito Bonucci ne combina una. Juve che non ha ancora preso un gol, che è uno in questa competizione dove difensivamente abbiamo retto benissimo, anche con avversari tra l'altro preparati, soprattutto in quell'ambito lì, squadre preparate a far male in fase offensiva. Demir Bey arriva a Bentancur a provare a dargli fastidio. Dybala dà fastidio anche Dybala, ma palla finisce ancora Demir Bey, attenzione Demir Bey, gran palla e arriva il pallone fuori, che occasione per il Leverkusen. Ecco, stavamo parlando, abbiamo lodato la difesa della Juve in questo torneo e subito il Leverkusen va vicinissimo al gol dell'1-0 qui a Torino e quindi del 3-1 totale. Attenzione, Alexandro si trova lì un po' per caso, prova a darla a Ronaldo, ottima la chiusura e palla per Radetzky qua. Chiusura difensiva veramente fantastica perché Ronaldo stava per... L'idea di Alexandro non era del tutto sbagliata. Attenzione, Bernardeschi prova il tiro a giro, Bernardeschi, Radetzky in calcio d'angolo. Buona idea questa della Juve. Bentancur cross all'angolo. Batte l'angolo, palla messa fuori. Attenzione che c'è solo il Bayer Leverkusen. Adesso Juve che è entrato un po' in ciabatte in questa partita, ma Cuadrado difende palla, prova a farla girare, non è neanche tutto male, ma la palla finisce a Dybala, che è il giocatore più basso, nonostante abbia già segnato due gol in questa Champions League per quanto riguarda la testa, cioè di testa, eppure non è che sia propriamente la sua skills migliore. Bentancur a dar fastidio, la palla finisce ancora al Bayer Leverkusen, grande inizio della squadra tedesca. Poi rimessa laterale, batte Xabi, Aranguiz, arriva ancora come un treno Alexandro, Dybala, buona giocata, poi cerca il pallone per Ronaldo che stavolta si libera. Ronaldo, 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 sterzata ancora, grande chiusura del Leverkusen ragazzi, difensivamente oggi grande chiusura su Ronaldo, ha cercato forse troppo dalla sua classe, Cristiano Ronaldo poteva essere più pratico. Juve comunque che spinge sempre tantissimo. Rabiot, bella giocata. Bentancur subisce fallo Rabiot, l'arbitro fischia il fallo. Anche all'andata Leverkusen in primo tempo era finito 0-0, quindi insomma una Juve che viene fuori sicuramente anche sul lungo periodo. Alessandro Bonucci, cerchiamo un pallone lunghissimo per Rabiot, non era neanche brutta l'idea. Poi Matuidi, Ronaldo, Ronaldo da fermo, c'è il tiro addirittura smorzato, è facile per Radetzky che rinvia a lungo, ma palla ancora Juve che adesso vuole aumentare la pressione offensiva. Dybala vede ancora Ronaldo, 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 e che gol ragazzi, 1-0 Juve anche a Torino, ancora Ronaldo come in casa Leverkusen. Anche in casa Juve trova gol fantastico, l'1-0 lo trova lui. È incredibile come Ronaldo in qualsiasi angolazione possa segnare. Può veramente giocare anche sulla linea di porta. Matuidi. Finisce il primo tempo, Juventus che lo chiude in vantaggio proprio sul finire di tempo. Facciamo subito i cambi in modo da far rifiatare, io direi, tutte e tre i gioiellini. Dai, mettiamo Danilo, tanto abbiamo assolutamente stravinto, anzi facciamo così, mettiamo Cuadrado su e Danilo giù, perfetto, guarda. Mi sta anche, direi, abbastanza bene la cosa, quindi... Ah! Ok. È iniziato il secondo tempo dunque con i tre cambi, giustamente la Juve ha vinto 3-0 a Leverkusen, adesso deve solamente gestire questo 1-0 a Torino, non è
Cioè, credo che sia molto difficile prendere 4 gol oggi, soprattutto non li prendi con i cambi che ho fatto, con i cambi che sono stati fatti. Fallo di Matuidi, attenzione che Matuidi è ammonito però, perché manca solo quello. Demirbay batte, pallone lunghissimo, De Ligt svetta subito e la palla per Douglas Costa che arriva, Douglas Costa ancora, Douglas Costa che entra in partita, Douglas Costa e alla fine... Insomma, non solo non strappa in velocità, ma si fa anche raggiungere, cosa non da lui. Attenzione al Bayer che cerca anche il tiro, si erano liberati bene. Giocatore del Leverkusen, Szczęsny, Higuain, Bentancur, Higuain, va verso Cuadrado, a spazio la Vespa. Decisivo l'andata con un suo movimento. Cuadrado, gran giocata, ma peccato che in mezzo... Costa non abbia capito il movimento, peccato perché la palla di Cuadrado è un gioiellino, attenzione Rabiot, stoppa così e così, palla che riescono a rinviare, ma la Juve è ancora in possesso con Higuain, forse subisce fallo, l'arbitro lascia correre, Higuain, Radetzky. Radecki. 70 minuti, altra palla persa dal Leverkusen, direi che la Juve stia... Tranquillamente tenendo senza troppi patemi d'animo il risultato. Forse dovrebbe palleggiare un pochino meglio Douglas Costa qui a cercare di recuperare palla. La palla però esce. Sarà rimessa Leverkusen. Siamo ormai al 73esimo. E Douglas Costa qua recupera un gran pallone. Douglas Costa vede Cuadrado. È una gran palla Cuadrado. Radetzky. Tutto buono. Bravo però il portiere a non farsi sorprendere, forse è arrivato, tirato un po' piano qua a Cuadrado sul pallone. Matuidi, Bonucci, la Juve gioca veramente benissimo, ha un tocco, palla di Cuadrado, bellissimo per Higuain che adesso fa sentire ancora il suo fisico. Higuain la mette in mezzo, è un cross pessimo su cui Radetzky arriva comodo e rinvia, ma è un rinvio che Danilo fa suo, poi ottima chiusura qua. Ancora Matuidi, ancora Danilo, la Juve spinge come vuole chiudere anche questa partita la Juve. Danilo esagera sul pallone giocato, ma è ancora Juve ragazzi, non esce più Leverkusen. Bentancur, Matuidi, palla ancora buona per Cuadrado che arriva fino in fondo, in mezzo c'è il 2-0, Rodrigo Bentancur, 2-0. E anche a Torino la Juve va in gol, esattamente quello che è successo nella Champions League di quest'anno, con il 2-0 a Leverkusen e il 3-0 a Torino. Nella Coppa delle Lite Europee invece è successo esattamente l'opposto, cioè la Juve ha vinto 3-0 fuori casa e 2-0 in casa. Finisce qui la Juve ai quarti, Leverkusen a casa. E vediamo subito in diretta con chi capitiamo, perché saranno dei quarti molto probabilmente molto complicati. Vediamo. Andiamo avanti, attenzione, sorteggio cosa ci dirà? Intanto vediamo le eliminazioni, intanto vediamo Barcellona facile facile, Madrid Rosa RB facile facile, Bayer Leverkusen fuori, Tottenham facile su Lille, l'Atalanta che passa col Bayern Monaco è una bella sorpresa, lo Zenit va avanti, questa è un'altra sorpresa, il Madrid Chamartin B, insomma diciamo che la squadra da beccare... Forse più facile sarebbe lo Zenit senza voler attaccare, senza voler denigrare nessuno, ma... E invece è l'Atalanta, ragazzi. È l'Atalanta e quindi, ragazzi, noi vi salutiamo, io vi saluto. Vi do appuntamento con i quarti di finale andata Atalanta-Juventus al prossimo video. Ciao a tutti, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!